Parallelamente alle missioni di esplorazione su larga scala su Marte, stanno venendo alla ribalta una serie di scoperte rivoluzionarie, alcune delle quali gettano una luce completamente nuova sul famoso pianeta rosso. In effetti, sono passati solo pochi mesi da quando una fotografia scattata dal rover Curiosity della NASA ha aggiunto un'altra voce all'elenco delle straordinarie scoperte marziane. Ora puoi scoprire in quali formazioni insolite sia imbattuto il veicolo terrestre senza pilota e quali altre scoperte sul pianeta rosso hanno anche suscitato incredulo stupore. Entusiasti dei fenomeni, delle scoperte, degli spettacoli più mozzafiato dell'universo? Allora non dimenticare di iscriverti al nostro canale per aggiornamenti regolari su questi argomenti emozionanti. Sentiti libero di dare un pollice in su al nostro video per mostrarci che ti piacciono i nostri contenuti. Splendide nuvole marziane. Se dai un'occhiata all'immagine rilasciata di recente dal rover Curiosity, potresti pensare che il complesso pezzo di equipaggiamento tecnico fosse appena stato in una regione rocciosa del nostro pianeta natale quando è stata scattata la foto. In realtà l'immagine, composta da 21 singole foto, mostra una sezione del cratere Gale su Marte. Tuttavia non è l'imponente formazione rocciosa in primo piano a stupire gli esperti, ma le insolite strutture nuvolose dietro di essa. Il fatto che i ciuffi di nuvole si formino regolarmente nel cielo, sopra il pianeta rosso, non è stata una nuova scoperta. Fu piuttosto il tempo avanzato di formazione delle nubi a incantare gli esperti terrestri. In effetti, i ricercatori hanno scoperto 2 anni fa che le nubi marziane si stavano formando molto prima di quanto previsto dagli esperti. Per questo motivo, i ricercatori avevano grandi speranze che Curiosity avrebbe catturato in dettaglio le formazioni mozzafiato nel successivo ciclo annuale marziano. E i rinomati scienziati non sarebbero rimasti delusi. In effetti, le nuvole sottili e ghiacciate su Marte sono apparse già nel gennaio di quest'anno. La particolarità? Grazie alla loro struttura naturale e ghiacciata, le formazioni sono in grado di disperdere la luce solare in arrivo nelle sfaccettature più colorate. Questa diversità di colori, che va dal rosso al verde fino ai toni bluastro-violacei, ha deliziato anche i ricercatori terrestri. Questi oggetti sono chiaramente diversi dalle nubi marziane convenzionali, che possono essere osservate molto più frequentemente sul pianeta rosso. Le strutture contenenti ghiaccio d'acqua si formano quasi a 60 km sopra la superficie del pianeta rosso, e quindi molto più alte delle loro controparti. Nel frattempo, le nuvole mozzafiato irradiano la loro più grande bellezza galattica poco dopo il tramonto su Marte. Ogni volta che l'ultima luce del giorno colpisce i cristalli di ghiaccio delle nuvole, sono illuminati in modo brillante. Nel processo, alcune di queste nuvole appaiono persino in qualche modo iridescenti, il che significa che si trovano nello spettro dei colori iridescenti degli arcobaleni. Inoltre, questa circostanza suggerisce che le nuvole scintillanti si stavano appena formando nel momento in cui sono state scattate le immagini. Scoperte di questo tipo ci dimostrano ancora una volta la bellezza galattica insita nelle strutture dell'universo. Prova dell'esistenza precedente di un fiume. La scoperta delle nubi iridescenti marziane non è stata di gran lunga l'unica scoperta che il rover Curiosity è stato in grado di fare durante la sua missione. Da quando il veicolo terrestre della NASA è stato posato sulla superficie di Marte il 6 agosto 2012, ha già fornito diverse scoperte sorprendenti che aiutano a comprendere meglio la natura attuale e il passato del nostro vicino galattico. Una delle scoperte più rivoluzionarie è stata fatta dal rover poco dopo l'atterraggio. Non ci volle molto prima che il veicolo terrestre scattasse foto di ciottoli vistosamente arrotondati. Quella che a prima vista potrebbe sembrare una caratteristica geologica convenzionale, in realtà nasconde una sensazione reale. Indagini più approfondite hanno portato alla conclusione che i ciottoli fanno parte di un antico alveo, ma ormai prosciugato. Gli scienziati hanno potuto provare con questa scoperta non solo che il pianeta rosso un tempo ospitava acque correnti, ma anche determinare la profondità precedente e la velocità del flusso del fiume Marte sulla base della diversa composizione dei ciottoli. Ciò suggerisce che il fiume una volta scorreva a un ritmo lento di circa 1 metro al secondo ed era profondo circa dalla caviglia all'anca. I ciottoli scoperti furono trasportati dal fiume per diverse miglia. Tuttavia, gli esperti non sono stati in grado di ricostruire per quanto tempo esistesse il corpo idrico. Sembra probabile che il fiume marziano abbia inondato la superficie del pianeta rosso per almeno qualche mese. C'era una volta la vita su Marte.
La scoperta dell'ex fiume, a sua volta, ha alimentato una domanda pressante che ha preoccupato sia gli esperti che i profani interessati per innumerevoli decenni. Marte fornisce le condizioni appropriate per l'emergere di esseri viventi? La risposta sensazionale a questa domanda è: in passato sì. Secondo questo, i dati trasmessi dal rover Curiosity portano alla conclusione che l'antico Marte possedeva un tempo una composizione chimica che favoriva l'esistenza dei microbi. Per arrivare a questa conclusione, il rover ha dovuto prelevare un campione da una speciale mudstone che si trova nella cosiddetta baia di Yellowknife nel cratere Gale. L'analisi chimica ha rilevato che il campione prelevato conteneva tracce di azoto, zolfo, ossigeno, fosforo e carbonio. Il contenuto di sale relativamente basso ha anche portato gli esperti a supporre che un tempo scorresse nella regione in questione un corpo d'acqua che potrebbe anche essere potabile. Misterioso aumento di metano. Non è solo la composizione della superficie marziana, ma anche la composizione dell'atmosfera del pianeta a fornire importanti informazioni sulle caratteristiche del corpo celeste. Curiosity una volta ha individuato un insolito e temporaneo aumento di metano nell'atmosfera marziana. Poiché la sostanza chimica organica è nuovamente diminuita poco dopo la sua ascesa, gli esperti sospettano che ci sia stata una fonte locale che ha causato il fenomeno naturale. In linea di principio, ci sono molte diverse origini potenziali per questo. Oltre alle fonti biologiche, anche fonti non biologiche, come l'interazione tra rocce e acqua, potrebbero essere responsabili del processo. Ma gli organismi viventi sono anche in grado di produrre metano. Che la materia organica esista indubbiamente sul pianeta rosso è stato dimostrato da un campione di suolo di Curiosity chiamato Cumberland. Se le molecole organiche scoperte provengono dallo stesso Marte o siano state portate sul pianeta da un meteorite, sarà studiato in modo più dettagliato in futuro. In modo affascinante, il carbonio è stato successivamente rilevato in altri campioni di suolo. Molecole organiche di questo tipo sono tra gli elementi costitutivi di base della vita. Tuttavia, i risultati non significano necessariamente che la vita debba essere esistita una volta sul pianeta rosso. Forniscono solo la conoscenza che il prerequisito di base per l'esistenza della vita su Marte era a portata di mano. Radiazioni pericolose su Marte. Ciò che sappiamo finora solo dai film e dai videogiochi di fantascienza potrebbe diventare realtà un giorno: l'istituzione di una colonia su Marte, completamente permanente. Tuttavia, se osserviamo alcuni dei risultati delle misurazioni del rover Curiosity, l'insediamento permanente del pianeta rosso potrebbe rivelarsi molto più complicato di quanto non lo sia già. Con l'aiuto del Radiation Assessment Detector, il veicolo ha scoperto che la radiazione che prevale su Marte può rappresentare un serio rischio per la salute dell'uomo. Ci sono due tipi di radiazioni che rappresentano un grave problema per gli astronauti e gli emigranti marziani. Da una parte c'è la cosiddetta radiazione cosmica galattica, ovvero quelle particelle che si producono nel corso di processi ad alta energia, come le esplosioni di supernova. Inoltre, anche le particelle solari ad alta energia, che nascono nei brillamenti solari, rappresentano un rischio da non sottovalutare. Fortunatamente questo non significa che le missioni con equipaggio su Marte non saranno mai possibili. Piuttosto le informazioni fornite da Curiosity devono ora essere utilizzate per sviluppare meccanismi di protezione e progettare futuri progetti spaziali in modo tale che siano sicuri per gli astronauti partecipanti. Come Marte ha perso la maggior parte della sua atmosfera? Attualmente sappiamo che l'atmosfera marziana è circa 100 volte più sottile di quella terrestre. Tuttavia il guscio protettivo di gas che circonda il pianeta rosso non possiede sempre una struttura così debole. La domanda su cosa alla fine abbia causato Marte la perdita di gran parte della sua atmosfera originale ha occupato gli esperti per anni. Anche il rover Curiosity è andato a fondo in questo mistero, osservando da vicino l'atmosfera del pianeta, utilizzando una serie di strumenti. L'analisi dei dati raccolti mostra che la perdita di atmosfera è stata accompagnata da un processo naturale che ha favorito la ritenzione di isotopi pesanti di alcuni elementi chimici. In dettaglio, gli isotopi sono varianti dello stesso elemento che differiscono per il peso atomico. Di conseguenza, oggi ci sono il 5% in più di isotopi nell'atmosfera marziana rispetto a qualche millennio fa. Questo fatto è un'indicazione che la parte superiore dell'atmosfera del pianeta, una volta, era persa nello spazio interplanetario. Sulla base della composizione originale del guscio di gas protettivo, gli esperti presumono che il pianeta rosso presentasse un volto completamente diverso in passato rispetto a oggi. Ciò include l'esistenza di acqua in una forma permanentemente liquida.
non vediamo l'ora di scoprire le scoperte che il rover Curiosity farà su Marte in futuro. Le informazioni del veicolo terrestre sono state recentemente integrate dalle registrazioni del rover Perseverance, che ha messo piede sull'affascinante corpo celeste il 18 febbraio 2021. Cosa ne pensate delle incredibili scoperte fatte dal rover Curiosity? C'è stata una scoperta che ti ha particolarmente stupito? Non vediamo l'ora di leggere i tuoi pensieri sul video di oggi nei commenti. Ora sentiti libero di dare un'occhiata ai video interessanti che abbiamo collegato per te nei titoli di coda. Grazie per il tuo interesse, abbi cura di te e alla prossima!